Avrete visto che c'è anche una telecamera, è il sito di Piero da Saronno, un amatore che riprende partite di softball, di baseball, di altri sport, e questa sera riprenderà qualche minuto della nostra serata che potrà essere vista poi sul suo sito, appunto, pierodasaronno.it. Ci siamo quasi tutti, abbiamo tanti ospiti stasera, come giusta cornice a una festa di una società che vive appunto da 40 anni, col presidente Giancarlo Bianchi, che è stato l'artefice di questa società, ma prima, o insieme a lui, o prima di lui, ci sono state, e le voglio nominare per prime proprio, però aspettiamo ancora un attimino perché in questi 10 minuti vorremmo un po' di silenzio, grazie. Tengo qua al mio fianco perché ne avrò bisogno Giancarlo Bianchi, ma lo prego, come direbbero a Napoli, di accomodarsi perché siccome, come tutti sappiamo, qualche problemino fisico, è meglio che stia tranquillo seduto. No, non c'è bisogno di mettere fuori i manifesti, Giancarlo, basta vederti camminare, quindi. Apriamo ufficialmente la festa del Saronno Softball 1973. Data di nascita di questa grande società che ha vissuto molti anni anche nelle categorie più alte della serie nazionale, arrivando un anno addirittura Giancarlo a sfiorare lo scudetto, vero? Però era un anno dove c'era una, io mi ricordo, vado a braccio, c'era una regola particolare, perché si dovevano svolgere le Olimpiadi e quell'anno vinceva il campionato non la squadra che vinceva i playoff, ma la squadra che effettivamente a fine campionato sarebbe stata prima in classifica. Scusa. Quell'anno, prego, prego, un applauso, va bene. Quell'anno io ricordo che prima in classifica fu il Macerata, vincendo praticamente tutte le partite. Secondo il Saronno che vinse tutte le partite tranne quelle col Macerata. La degna finale sarebbe stata Macerata-Saronno, ma quell'anno chi vinceva il campionato era campione d'Italia. E poi, prego, prego, un applauso va bene, non a me, certo, alle ragazze che hanno state protagoniste di questo evento. Mentre, ancora una cosa, queste cose ve le dico perché le ho vissute anche un po' da speaker, già agli inizi, quando da Bollate sono venuto a Saronno. C'era stato un anno in cui il Saronno vinse il campionato di Serie A2 e sfiorò addirittura la partecipazione alla Coppa dei Campioni. Per un solo punto, pensate, un solo punto in una partita in cui il Saronno poteva perdere per 5-3, perse per 5-2, non partecipò alla Coppa dei Campioni dell'anno dopo. Quindi vedo un po' di. Bene, a questo punto passiamo a presentare gli ospiti della serata. A questo punto devo prendere anche gli occhiali, però se no non ci vedo la sega. Spieghiamo dopo. Piero, non c'è più sedio. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi stasera il consigliere federale Mario Colombo. Il designatore degli arbitri baseball e softball Andrea Parentini. Per l'Alpina è con noi il giornalista Paolo Carbone. Alcuni ex giocatori, ma altri che ancora giocano a livello amatoriale, li domino così un po' random, quindi un po' a caso, senza ordine di importanza. Ci sono Osvaldo Dodorico, Tiziano Cassin, Silvano Boniardi, Angelo Nicolini, che è tecnico anche di softball. Raul Pasotto, che è responsabile del settore tecnico di Milano, nonché grande ex giocatore di baseball. Il figlio Andrea Pasotto, nazionale ragazzi under 12. Poi è con noi anche Reni Duarte e pitching coach. Sì, certo. Pitching coach della nazionale spagnola di baseball. E pitching coach del Senago Milano United di baseball.
Sempre per il Senago Milano United c'è il presidente Stefano Basilico e il vicepresidente Alfredo Moia. Per il Saronno Baseball è presente il presidente Marco Vandi. Abbiamo con noi anche il presidente del Bollate Softball, Tino Soldi. Adesso, perché le vere protagoniste di questa serata, nel senso coloro che hanno permesso che questa società sia potuta nascere, insieme ovviamente anche a Giancarlo, le nomineremo tra poco. Adesso vogliamo salutare, come vedete quest'anno siamo in moltissimi e abbiamo alcune ragazze che quest'anno giocheranno col Saronno. Le accomuniamo tutte poi magari in un grande applauso, perché sono tante e se facessimo un applauso per ognuna diventerebbe, però i nomi li scandirò bene, tranquilli. Sono le cadette Susanna Soldi. Va bene, allora facciamo una per una. Cos'è? Vuoi già parlare? No. Ci sarà tempo. Sara Brugnoli e sorella di Marta, che era già con noi l'anno scorso. Alessandra Rotondo, Anita Minari, Arianna Pizzo, Alice Pozzi, Iris Fatus. Per quanto riguarda la Serie A2, alcune anche Under 21, ci sono Kelly Sheldon, Manuela Fabrizi, Ginevra Soffiantini, Federica Fumagalli, Lisa Soldi, Francesca Betti, inoltre Marta Brugnoli e Elda Ghirardi, che erano già con noi l'anno scorso e non sono confermate quest'anno. Gli allenatori Flavio Minari, Flavio Pozzi, autore del logo 40 anni di softball Saronno. Gli scorers Luisella Brugnoli e Carla Panzetta. Collaboratori Cesarino Boninsegna e Max Rotondo. Abbiamo anche una ragazza che si occupa del sito internet, Alessia Pizzo. Nuovi dirigenti sono Carlo Ferrario, Renato Pizzo, Davide Soldi. Direttore tecnico Davide Soldi. E abbiamo finito con i nuovi. I vecchi sono tutti riconfermati, quindi non stiamo a nominarli. Quindi, vabbè, dai. Però voglio nominarne uno, è l'allenatore della Serie 2, ma l'anno scorso con delle ragazze è andata a fare la finale MEA negli Stati Uniti. Poi magari ci dirà anche i nomi delle ragazze che erano con lui e che sono presenti questa sera. Li facciamo dire direttamente da te. Come si chiama chi? Lui. L'abbiamo detto? No. No, Alberto Giatti. Allora dici anche chi era con te. Chi era con te negli Stati Uniti, dai. Non hai detto neanche il nome, no? Marta Paparoni e Rossana Lucini. Due, perché le altre invece erano con Argine. No. L'Ale, quando lui ha vinto l'Europeo, l'Alessandra, basta. Se nessuno. Ok. Alessandra Rotondo, che ha vinto l'Europeo. Arianna Pizzo, esatto. L'ho messo un po' in difficoltà perché non era previsto. È un po' difficile riuscire a fare le rettifiche nel caso con le nuove persone entrate. Quindi prima erano un'altra società, adesso sono qua. Comunque Arianna Pizzo, Rossana Lucini, Marta Paparone e Alessandra Rotondo. Alessandra Rotondo. Basta, finito. Ok, bene. A questo punto dobbiamo vedere di partire dagli albori della società e a questo punto chiamo in causa Giancarlo, perché io qui ho dei nomi, ma vorrei che fossi tu però a presentarli. Ho i nomi di Valeria, Itala, Anna e Loredana. Passate il microfono per presentarli. Quindi quest'anno festeggiamo il 40° anno di attività del Saronno Softball. Quindi è una cosa
che abbiamo aggiunto in quest'anno, e ho il piacere di avervi tutti qua perché festeggeremo tutti insieme questa cosa. Volevo dire due parole come ha detto Mario, la società quest'anno cercherà con tutti gli arrivi di fare un buon campionato, di fare le cose fatte bene, cerchiamo di migliorarci tutti e vedremo dove arriveremo e come arriveremo. Intanto, prima di passare a quello che diceva Mario, voglio aspettare un momento perché mancano ancora due o tre ragazze di chi ha iniziato, quindi se poi arrivano cominciamo a fare queste due parole come è nata la società. Se non arrivano ricominciamo ugualmente, intanto voi però lo mangiate e buon appetito. Grazie. Dobbiamo distribuire i biglietti della lotteria. Ok, allora mentre si mangia però ci sono in vendita i biglietti della lotteria, i premi continuano ad arrivare numerosi, quindi sono... Dicevi Walter? Copiosi. Copiosi, copiosi. Ok, allora adesso possiamo di nuovo fare tra virgolette baldoria, cominciamo a mangiare, compriamo i biglietti della lotteria, qualcuno vuole acquistare la maglietta in vendita del 40esimo e dopo presenteremo meglio coloro che sono state le protagoniste. Fra un po' vi richiederemo un attimo l'attenzione, per adesso buon appetito e buona serata a tutti. Partire è partito, 5 meno un quarto in aeroporto. Minimo, andiamo bene così. Ciao, ragazzi, devo andare a prendere altri. Allora, siamo arrivati quasi agli sbocci della lotteria. Ho bisogno di una ragazza che mi parla con la collaboratrice. Primo biglietto lo estrae Gabriele. Vediamo qual è anche il premio però. Il premio, datemi un premio. Allora, siccome ci sono tantissimi premi, con i primi andiamo un po' velocemente, altrimenti passiamo la nottata. Allora abbiamo una pochette e delle caramelle in un contenitore, ok. Gabriele, vieni Gabriele, estraiamo il primo numero, vai, tira fuori un numero, uno solo, eh? Uno solo lo dai alla Susi. Sì, la Susi. Allora, il primo biglietto estratto? 453. 453. Primo, andate. Che se ne andavano all'oratorio del Matteotti e siamo capitati a giocare la prima partita, non perché io facevo parte, ma perché qualcuno mi aveva chiesto che non avevo il mezzo per il trasporto e quindi mi sono andato a vedere la prima partita. Abbiamo giocato su un campo di poco disumano, con la terra bagnato, ogni tanto passavano i pullman in mezzo perché dopo il campo c'era un parcheggio del pullman, e questa è stata la prima partita del Saronno a Mantova. Adesso vorrei ricordare un po' tutte le ragazze
hanno fatto parte alla prima squadra del Sanremo Softball. Spero di non aver dimenticato nessuno, perché ho fatto una ricerca un po' lunga e terminata solo ieri. Però penso di averci nominate tutte. La pregherei, quando vengono, di mandare chiave e di venire qua. Incominciando da Valeria Schettin, che è arrivata adesso da Napoli. Mi ricordo la partita di Mantova, che io dalla come si chiama, che ero lanciatrice in quel momento, e ad ogni lancio mi giravo e dicevo: se a te arriva la palla devi far così, se a te arriva così. Però ci hanno preso sotto gamba le squadre, io non so se si è arrivati in secondi o terzi, tutti ci hanno preso sotto gamba e si è arrivati secondi. Ed era proprio... Ringrazio anch'io di essere stata invitata qui e dico che è bello invecchiare, perché vedere che dopo 40 anni ci siamo ritrovati, ma che la storia è continuata, che è cominciata quasi per gioco, no? L'inizio del softball, e dopo 40 anni ci sono ancora tantissimi ragazzi che hanno voglia di continuare con passione. E allora questa è la cosa più bella, e l'augurio anche che faccio, che attraverso lo sport, l'attività, si vive, si cresce e si diffonde, ecco, anche la passione del vivere. Grazie. Allora, io ho scritto due cose, perché non sapevo, e allora oggi mentre venivo ho fatto un po' appunto della nostra situazione, della nostra vita, quindi penso di parlare un po' a nome di tutti. Allora,
Caro Giancarlo, questo è dedicato tutto a te. Se stasera siamo qui, come dice una canzone, è ancora una volta perché tu non hai mollato, non hai ancora esaurito la tua grande passione. Una passione si segue senza aspettarsi regali, senza aspettarsi compensi, ma solo per vivere e respirare emozioni. Stasera siamo qui ormai donne, mogli, madri o servi di qualcuno ancora più in alto, ma quante volte io mi sono chiesta se sarei quella che sono, anche senza aver fatto parte di questo sport. È vero, perché grazie a questo sport e a te abbiamo condiviso da ragazzine che eravamo esperienze, a volte leggiadre come il dividere un panino, una maglia, ma a volte a esperienze anche profonde che hanno sconvolto la nostra vita, ma che vissute insieme sono state più facili da superare. Per noi semplici ragazzine che vivevamo a casa in oratorio, di poter viaggiare, rimanere fuori casa, dormire o solo mangiare tutte insieme, sono state vittorie di indipendenza che sicuramente sono servite a stimolare scelte anche più grandi. Si cantava e si piangeva molto, ma anche insieme si faticava e ci si impegnava a migliorarci. Spesso le tue urla ci facevano arrabbiare, a volte sfiduciare anche un po', ma poi unite riuscivamo a consolarci e alla fine si tirava fuori il meglio di noi, come tu ci avevi chiesto. Quindi, se stasera siamo qui, è per dirti ancora una volta grazie. Per il tuo non mollare mai, per la tua fatica passata sotto il sole, sui campi con noi, per noi e per altre tantissime ragazze venute dopo di noi. A tutte sicuramente avrai cercato di insegnare non solo un gioco, ma anche un po' di vita. Grazie. Che volevamo fare alla prima squadra e penso che sia stata una cosa meritata da tutte queste ragazze, perché nel 73 non era così facile. Quando mi ricordo dove facevamo allenamento con le piante attorno all'oratorio del Matteotti, e quando ci passo dico come facevamo a giocare a squadra con le piante di metri del ricevitore dietro il ricevitore o sul faro. Ecco, questa è un'esperienza sicuramente che ci ha fatto unire e vincere molto. Grazie a voi tutti. Sì. A questo punto mi che qualcuno voglia aggiungere ancora qualcosa? Sì? Detto tutto la Silvana. Detto tutto? Che passo già? Sì. Ciao. C'è. Pronto? Stiamo facendo la festa. Il presidente lo può salutare. Il presidente Riccardo Fracari, un saluto al presidente della federazione. Altri 40 anni così, grazie. Ringraziamo il presidente Fracari, ringrazio a Mario Bruno che è venuto direttamente al telefono questa serata. Bene. Possiamo andare. Va bene. Una che ci serve. Anche a questo punto le possiamo congedare? Cioè congedare da qui? L'abbiamo fatta! Ah, è fuori! Ok, fuori l'altro per fare le foto, per la stampa. Grazie ancora a tutte. E a questo